Di nuovo in diretta qui da Mastello, terza edizione della Marcia delle Valli Valdesi. Stiamo scoprendola, diciamo, attraverso il racconto degli organizzatori, ma anche dei protagonisti. Abbiamo sentito poco fa il leader, diciamo, del gruppo più numeroso, che si è aggiudicato uno dei due premi in palio. E qui abbiamo un partecipante, ecco, sappiamo non è una corsa, ma è una camminata, ma sei stato... Riccardo, benvenuto intanto. Ciao, grazie, Riccardo. Grazie a voi. Riccardo, partecipante della marcia. Sei arrivato, hai completato tra i primi il percorso di 15 km e 800 metri in un tempo che mi ha fatto un po' svenire quasi quando me l'hai detto. Figurati, assolutamente no. Al nostro livello, sulle 2 ore 10, 2 ore 13 è un tempo che va bene. Camminando velocemente si può fare tranquillamente. Ecco, Riccardo, io lo conosco da tempo, so che è sempre stato uno sportivo, hai giocato a calcio per diversi anni, corri regolarmente e anche la camminata, insomma, fa parte delle tue attività. Spiegaci un po' il tuo rapporto proprio con le camminate in montagna. Ogni quanto le fai, quando le fai, cosa cerchi da questa esperienza? Diciamo che camminare in montagna per noi che abitiamo le valli è una cosa importantissima. Io mi alleno 2 volte a settimana, la domenica vado a fare la mia camminata e cerco di impegnarmi il più possibile, ma non per fare i tempi, ma per star bene fisicamente, ok? Oggi abbiamo trovato un percorso impegnativo, però molto 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 ben preparato, che perciò ci ha dato una grossa mano, direi. Ecco, chiedo anche a te, che appunto sei un camminatore esperto, quali sono gli aspetti per chi organizza una cosa di questo genere di cui tenere conto per agevolare, per rendere la manifestazione piacevole per chi la vive, ecco? Sicuramente il volontariato è la parte fondamentale, perché qua a preparare tutto questo è una settimana che i ragazzi volontari lavorano sotto la pioggia, hanno lavorato sotto la pioggia per togliere la neve, per preparare passerelle. Direi che il volontariato fa sempre parte del 100%, diciamo, della riuscita della manifestazione. Chi vuoi vedere tanta gente con la maglia fucsia così, direi che è ancora più ripaga fuori. Ecco, ripaga tutto, di quel infatti ne abbiamo parlato anche sia con l'organizzatore che col sindaco, che insomma sono momenti. Poi anche ecco, ti chiedo, anche tu che frequenti spesso queste situazioni, qual è un po' il clima che si respira quando si arriva qui? Ecco, è proprio festa di paese, no? Si respira aria innanzitutto buona, si respira aria buona. Si conosce tanta gente, perché poi parlando si trova gente che magari non si vede da anni e si ritrovano a correre insieme. E direi che è fondamentale che queste cose vadano avanti per riscoprire i vecchi sentieri, le nostre montagne, e che la gente si avvicini sempre di più a camminare in montagna, che è una cosa bellissima. Che tra l'altro fa molto bene alla salute. Vedete, guardate come sta bene Riccardo. Che ha 30 anni compiuti. esatto. Bene, noi ti ringraziamo Riccardo, ti lasciamo insomma continuare la festa che c'è qui a Mastello, e insomma continua così. Grazie mille, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie regia. Grazie regia.